Chiesa e la politica insieme a 60 anni dai trattati di Roma in una 3 giorni in Vaticano per ripensare l'Europa, affinché dall'Atlantico agli Urali, dal Polo Nord al Mediterraneo, essa somigli sempre di più ad una casa per tutti, fatta con i mattoni eterni del dialogo e dell'inclusione, della solidarietà, dello sviluppo e della pace. Un sogno ancora troppo lontano che però può diventare concreto grazie al contributo dei cristiani, afferma il Papa chiudendo i lavori della conferenza internazionale dal titolo Rethinking Europe, organizzata dalla Commissione degli Episcopati delle Comunità Europea in collaborazione con la Segreteria di Stato. Francesco mette in guardia dagli individualismi odierni, dall'insorgere di frange estremiste, dal dilagare dei populismi e rimarca l'urgenza di abbandonare i numeri per far posto finalmente ai volti di persone, di famiglie, di migranti e di lavoratori. Il primo e forse più grande contributo che i cristiani possono portare all'Europa di oggi è ricordarle che essa non è una raccolta di numeri o di istituzioni, ma è fatta di persone. Le persone hanno volti, ci obbligano ad una responsabilità reale, fattiva, personale. Le cifre ci occupano con ragionamenti, anche utili e importanti, ma rimarranno sempre senza anima. Ci offrono l'alibi di un disimpegno perché non ci toccano mai nella carne. Riconoscere che l'altro è anzitutto una persona significa valorizzare ciò che mi unisce a lui. L'essere persone ci lega agli altri, ci fa essere comunità. Il Papa insiste sul ruolo fondamentale delle religioni e sulla necessità, in gran parte politica, di generare inclusione, far trionfare il dialogo sulle urla delle rivendicazioni e della paura dell'altro, sui conflitti intergenerazionali e sul dramma della disoccupazione e della migrazione. A tal proposito, il Cardinale Bagnasco, presidente dei Vescovi Europei, riafferma con forza che l'Europa appoggia la sua identità nell'alveo del cristianesimo e del Vangelo e queste devono essere ancora le bussole da usare per ritrovare la strada tracciata dai padri. Far sentire ai cittadini europei che l'Europa è madre, è casa di popoli e di nazioni e non soltanto un'unione di stati, parlo dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il continente intero, i vescovi credono fortemente nel continente europeo ma anche nella Unione Europea e ritengono che il continente abbia, continui ad avere una missione verso tutta l'umanità. Questo non vuol dire eurocentrismo, ampiamente superato, ma vuol dire riconoscere i valori, il patrimonio che ogni regione del mondo ha da offrire a tutti. Ai cristiani Francesco chiede di essere artigiani di pace, promotori di sviluppo, anche ripartendo da quella imprenditoria paziente improntata alla dignità che ormai troppo spesso soccombe di fronte alle logiche del profitto. Svegliare l'Europa dal sonno della coscienza e della memoria, ridarle un'anima nuova. Questo è oggi il sogno di un Papa che dalla fine del mondo da cui arriva vede ancora nel vecchio continente una fucina di novità, di unità e di speranza. Il parere di Enrico Letta, già presidente del Consiglio italiano, oggi docente impegnato anche nella pubblica amministrazione francese. Questo incontro è molto importante perché parte dall'idea che va ripensata l'Europa. Secondo me è giustissimo perché 60 anni fa il tema dominante era la pace e in fondo era il tema essenziale del motivo per cui è stata fatta l'Europa. Non possiamo dire francamente che oggi sia questo la pace tra gli europei, la questione che mobiliterà più le energie e per motivare i giovani, soprattutto oggi, dobbiamo parlare di altri temi, di altri argomenti, che sono sì la pace, ma fuori dai confini europei, che sono i temi dell'ambiente, la protezione del nostro ambiente, che sono i valori, i grandi valori attorno a cui costruiamo l'Europa e soprattutto l'idea che l'Europa nel mondo